un businessman con un'idea in testa. Lei, ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra. Lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi, pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea? E chi non ha mai visto nascere una dea? Non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu. Il loro nome, argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di... tempesta là fuori Union Square, entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu. Il loro nome, argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di... Sai che io non l'avrei mai detto, ti ho visto la prima gara che eri quasi su un triciclo, poi su una 500, poi piano piano, e adesso sei arrivato in WRC. L'anno prossimo forse passerai sopra con un jet. Bailonni in WRC, e quando stai in WRC corri per vincere, eh? Sì, noi vabbè, la macchina non l'abbiamo mai usata, volevamo fare sta gara perché è un pubblico fantastico, ringrazio tutti. E qui seguono molto la gara, anche qualche giorno prima vogliono in questo piccolo paese la gara. Noi con la macchina cercheremo di dare il meglio, ma tutti danno il meglio, non è che solo noi. E poi vediamo, dai, se arriva bene, se non arriva ci riproviamo. È bella la sua osservazione, dice cercheremo di dare il meglio, però lo sappiamo che lo fanno anche gli altri. Dovrai vedertela con un certo di Cosimo che in materia di WRC ha una certa esperienza, va bene. Bailonni, tutto può succedere, eh? Non ci sono limiti. Giannetti, emozionale insieme a Pitone. Chiamami e ti vestirò come una stella di...
promessa d'amore, chiamami e ti vestirò per una stella. Gianluca Baidonni, come sta andando la gara? Che ci racconti? Guardi, signor Lello, noi il nostro obiettivo era arrivare nei primi 5. Adesso siamo secondi assoluti e abbiamo vinto anche la terza prova speciale. E non lo so, dillo tu. E il navigatore come si sta comportando? Lo vediamo un po'... molto emozionato perché... ma sta fregando, Lello! Non ti aspettavo, anch'io non me lo aspettavo questo, mo, infatti scherzo, non me lo sarei mai aspettato. Questa era una gara per sfizio, guidare una VRC, non pensavo neanche al tempo. Dopo la prima prova ho detto mi sa che allora devo credere più in me stesso e provarci. Così è stato e stiamo andando bene, adesso manca una prova, speriamo bene, le corse fino all'ultima curva non bisogna cantare vittoria. E quindi incrociamo le dita e facciamo questa quarta prova speciale. E la macchina che avete appena noleggiato come si sta comportando? Vediamo con una performante 206 VRC. La macchina va forte, vabbè, si sa, i VRC vanno tutti forti. Però richiede molta forza fisica e credetemi, tanta prova. Però è bella assai. Ok, da parte. Thank you.
gara? Ti stai divertendo? Guarda, sì, abbiamo fatto un po' di click. Dopo fatti i click la macchina va molto meglio, risponde bene, quindi... Senti, ma parlami del pilota, tu lo conosci, come va? Il pilota io l'ho conosciuto ieri sera sulla pedana di partenza, non l'avevo mai visto prima. Ah, quindi è stato un incontro molto ravvicinato e molto breve per salire su una Pugarizio e andare subito forte. Oh, diciamo molto casuale, perché io stavo lì, stavo guardando il rally, a un certo punto questo si è fermato, mi sembra un navigatore, vuoi salire, ho detto vabbè tanto tu sei a piedi, quindi... Senti, ma mi hanno detto che avete vinto la terza prova speciale, è vero? Perché forse a volte succede che il sistema di cronometri si può fallare. Ma secondo me si saranno sbagliati. Ma c'è un errore sicuramente, adesso modificheranno. Io penso, noi puntiamo molto, quanti sono? 77. Puntiamo alla 50esima posizione assoluta. Sì, nei primi 50 dovremmo... Sono rimasti 46. 46. Ce la battiamo con la scopa. Meglio fermi che a Porto Strada. Da Garzuoli, Bailoni e tutto. Italia 1. Italia 1. Per top video. Arrivederci, grazie. No, però che... Francesco Tagliaferri Davide, poi veniamo al gruppo FA, perché abbiamo salito nel...